Buonasera a tutti, ciao, ciao Giugra, vicino Ostuni, ciao. Buonasera, io sono molto emozionato di essere qui questa sera, vi ringrazio di essere venuti. Io sono di Ceglie Messapica, o meglio, sono cegliese. Sapete, mi supporto, o meglio, sono cegliese da parte di mia madre e sono romano da parte di un amico di mio padre. Però, nonostante ciò, io però sono rimasto affezionato a questa terra. Non ci venivo da tanto tempo, soprattutto a Giugra, a causa pandemia. Sono ritornato e ho potuto constatare che non è cambiato un cazzo. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, grazie, Angela, io dico te, ma sapete. Se mi chiedi chi è il ragazzo per te, io dico me. Se mi chiedono a me, io ti do due belle gnocche in cambio di Angela. Io dico no, no. Ma cosa vuoi da me? Senti che caffè, io come mi sveglio la mattina, penso, faccio la pipì, faccio la pupù, ma con la mia mente sto costantemente ad Angela. E in piazza Ostuni ho preso una bottiglietta d'acqua che prima pagavo un euro, l'ho pagata 3,50 euro. Poi mi sono spostato a Ceglie, ho preso un cono gelato con due pallette, no? Che prima pagavo 1,20 euro e l'ho pagato 4,50 euro. Poi mi sono spostato a Martina Franca, ho preso una crepa lantella che prima pagavo 2,50 euro e l'ho pagata 7 euro. Ora, se fra 3 anni non ci sono più turisti, non vi lamentate con i politici, perché siete voi che avete fatto gli stronzi giustificando il rialzo dei prezzi con l'inflazione, perché una cosa è l'inflazione e una cosa è prendere in giro la gente. Lo dico in maniera molto seria, perché non è possibile, non è possibile. Piero è l'unico, Piero è l'unico che non ha alzato i prezzi. Aveva la pizza quanto l'anno scorso? A 6 euro, quest'anno ce l'ha a 12 euro. Vero Piero? Ho visto anche il tuo prezziato, però è la perché la pizza è di qualità, non per quello, vero Piero? Non ha aumentato, Piero, sto scherzando. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se io potessi dirti addio, ti chiami. Se io rivedendo ti fossi certo che non soffri, ti rivedo. C'è qualcuno di Vicenza qui? Potete rispondere, non si parla. Potete... Sì, no, può rispondere. C'è qualcuno di Vicenza? Che bel pubblico, sai? Dove l'hai preso, Piero? Dove l'hai pescato? Su Viva Ticket? Dov'è? Ecco, dove nasce la comicità e dove approderà nei prossimi anni? Ma questo... rispondo io. Ma dove nasce la comicità? La comicità dicono che nasca un po' dalla sofferenza, nel senso che si dice che se non si è vissuti un po' nel degrado emotivo, uso parole forti, non si riesca a far ridere, un po' è vero, quindi la comicità nasce un po' di là, dalla voglia anche di rialzarsi da situazioni magari non proprio piacevoli, no? Non che noi abbiamo vissuto chissà dove, per carità, quindi si può vivere anche una situazione di degrado emotivo semplicemente essendo adolescente, quindi magari si ha la fortuna o il perché poi si decide di essere comici, non lo so, però sicuramente nasce di là. Dove andrà a finire la comicità? È una bella domanda questa qua. Guardando i social, secondo me la comicità si sta trasformando, si sta un po' appiattendo. La speranza è che ritorni a essere la comicità di un tempo, una comicità larga, una comicità per tutti, una comicità che abbia un ventaglio anche di persone più ampio rispetto a quelle che vediamo oggi, perché oggi si ride veramente per poco. Più che altro perché adesso non puoi dire niente, cioè tu il comico è tutto politicamente corretto, quindi questo non lo puoi dire, questo non lo puoi dire. Le cose che fanno ridere non le puoi dire, cioè neanche delicatamente non le puoi dire. Comunque, ti ascoltavo e con questa parlantina potresti lavorare a Radio Studio, lo sai? Cioè, secondo me ti prendo. Dici? Sì, secondo me sì. Hanno scoperto, lo sapevate già, ma hanno rimarcato il fatto che cellulari in tasca possono influenzare la vostra attività sessuale. Lo sapeva lei, il signore? Come si chiama? Perché risponderei un po' rispondere. Accompagna il signore?
Pasquale? Pasquale, diciamo Pasquale, diciamo Pasquale. Influenza sull'attività sessuale. E poi non dovete credere a tutto quello che noi vediamo su internet, è pericoloso. Va a finire che fate la figura che ha fatto un amico mio l'altro giorno. È andato in farmacia con le mani alzate, la farmacista l'ha visto e ha fatto: ecco, lei vuole dei guanti per le mani? E lei: no, voglio 10 pasticche di Viagra, perché stasera ho visto sul cellulare a terra un aereo di turiste. Il giorno dopo è ritornato in farmacia con le mani alzate, la farmacista: altre 10 pasticche? No, guanti, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. Ah, però non ci posso stare così, cioè non ci posso stare così, se non posso raccordo sto... Anna, come sono tante, Anna per Malmuso, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno, grazie, perde qualcosa, se chiude gli occhi lui lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Porca miseria, adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza. Quella sporgenza lì a forma di zoccolo di gnu. Non conosco gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. Quell'altro, mettilo nella rientranza, là in basso. Quale rientranza? Quella rientranza lì a forma di vertebra di moffetta. Avanti, dimmi com'è fatta la moffetta. Ho detto vetebe, dentro non si vede. Heidi, ve la ricordate Heidi? Come faceva? Heidi! Preghiamo ancora, signore, per Pasquale. Ti sorridono i morti. Heidi, Heidi, caffè che ti fanno sciare. E' un segreto tra di noi, tu ed io in questa stanza d'amore. Allora, diciamoci buonasera a tutti gli amici di Radio Stuninarte. Questa sera vi salutiamo con un grandissimo artista che sta spopolando tra i giovani. Ultimo, prego. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu. Mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che eccetera. Bravo, 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 bravo. Allora, benvenuto Nato! Perché dopo dice che uno è fuori dal coro, che fa tutte le cose, mi occupano casa, mentre questi qua mi stanno occupando casa. E poi dopo dai, fuori dal coro, che fa tutte le cose per le mani alla casa. E dopo allora chiudete le cristalliere, le cose sono per tutti i bicchieri di rapina laggiù. Allora, adesso abbiamo un cantante che anche lui si è fatto mettere dentro perché ha rubato tanti soldi. E chi canta di soldi? Mamuto, questo qua, è arrivato apposta, vai! In periferia fa molto caldo, mamma sta tranquilla, sto arrivando. E la prenderai per un bugiardo, mi sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto una madame, alla TV danno Jackie Chan. Fumo un arghilè, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al quando perdi l'orgo, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Siete pronti? A tempo! A tempo! Allora ragazzi, guardate il labiale, a tempo! C'è che fatica, vedi? Sarebbe stato più facile fare uno spettacolo, non so, in Uzbekistan. Dai, le mani. Aspetta, aspetta. Lei si chiama, scusi? Sì, sì, lei col. No, quello dietro con gli occhiali. Sì. Maurizio. Maurizio, a tempo. No.
Allora, prova solo Maurizio, vediamo un po'. Pasqua, c'è il cane? Ma perché rispondi tu? Pasquale, ma che cazzo sei tu che rispondi per... Quante bestie al zio Tobia? C'è il cane, tu con la maglietta bianca. Tu. Bau bau, con l'accento stunese. Signora, come si chiama? You speak English? Nunzia. Come si chiama suo marito, amore? François, mamma mia, François. Che meraviglia. Rifacciamo, sono 25 animali, ci vogliamo sbrigare, forza. Mani. E mentre il bue si fa la bua, il cavallo sulla mula, zio Tobia dov'è? Me lo trovo dietro e si capisce bene che si vuole fare. La vecchia fattoria, una che dire che ho. Ho sognato di volare con te sulla bici di diamante. Mi ha detto sei cambiato, non vedo più la luce dei tuoi occhi. La tua bella cosa, una volta e non togli mai. Anche se sono lì, la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Non trattarmi come non ho con i brividi, a volte non so esprimermi e ti vorrei, e ti vorrei rubare un cielo di pelle e pagherai per andarmi, accetterai anche una bugia e ti vorrei. Brava, applauso, alleluia, alleluia, alleluia. Ah, l'armadillo? Sì, si state consultando, che cazzo stai? L'armadillo! Grazie, grazie, applauso, grazie. Lei, buonasera, chi si chiama? Ruggero. Ruggero, posso chiederle la prima volta che ho fatto l'amore? No. Deve rispondere, se no la prendiamo a schiaffi, Ruggero. Schiaffi? Va bene? Bello, lo porti fuori gentilmente, Piero, Ruggero. Chiediamo al signore, che vedo attivo, la signora. La signora Nunzia, vero? Lei il signore? François. A che anni? Quanti anni abbiamo fatto il amore? Mi ricordo. Per tanto tempo, Bei ricordi e brutti? Bei. Ma di tanto tempo fa, però, Lei invece, quanti anni ha fatto il nostro amore? Mai fatto. Ti vede, da? Si percepisce da come stringe il cocktail. La signora, la moglie?
Ne siamo vicini, eh? Signor Maurizio, buonasera, come sta? Lei pensava di stare tranquillo, metà fila, col cazzo? A quanti anni ha fatto il primo nozze, amore? Ma con lei o... È poco delicato il signore. Come mai l'ha sposato, signore? Anche noi stiamo chiedendo come mai ci è cascato. Quanti anni avevo, sinceramente? Io avevo 20 anni. Ma non a pagamento, cioè. Sognavo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Stefano. Stefano. La signora? La compagna Stefano? Sì. Tutti scontenti queste donne. La testina. Non puoi mettere un signore con lo sguardo profondo. Lei si chiama? Pasquale. Tutti Pasquale qui? Quell'altro non deponeva bene, eh? Sai, evito la domanda, ma gli risparmio questa figuraccia. Lei, signore? Pasquale. Dove sarò domani? Dove sarò? Sempre a Ostuni, poi prendo l'aereo e torno a casa. Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, una straccia di stella messa lì a consolare. Sono sacchiero infinito del maestrale. Anche c'è dopo, sentiamo. Prima dei semi, semi, ami. Dei bei dei semi, semi. Domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Estraggo un foglio della risma nascosta, scrivo e non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, da pensare al domani, ma puoi farlo solo oggi. Oh ragazzi, erano 19, manca soltanto l'ultimo. E comincia domani. Bongolla, bongo cia cia cia, parlami del giugrà. Ciao amici, ciao. Da Barti Colucci, Antonio Mezzancella. Su Radio 2? Ciao. No, Radio Stuni. No, Radio noi siamo Stuni. Su Radio 2 in onda. Dico, Stuni. Voi di Radio Stuni in Arte ascoltateci anche su Radio 2. Quando non ascoltate Radio Stuni. Oppure con una cuffia Radio no, Stuni no. E l'altra Radio 2. Non fare confusione. Allora, grazie, è stato bello. Buonanotte a tutti. Di nuovo, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie, grazie.